Allora, non no, perché vi voglio comune, presentare un fine, sindaco. Insomma. Dovrebbe essere collegato con noi via Skype da Malegno, che è un comune piccolino di 2000 abitanti in provincia di Brescia. Il sindaco appunto del paese di Malegno, che si chiama Paolo Erba. Ben trovato, sindaco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno allora, a voi. Per un inghippo burocratico, il sindaco del comune di Malegno doveva restituire allo Stato circa 1000 euro e ha deciso di farlo in una maniera, diciamo, piuttosto colorita, non saprei come definirla. Fatemi vedere la foto che poi ha fatto il giro del web. Ci sono dei sacchi davanti a questa foto. Perché mi fa così, Massimo? Che succede? C'è una foto nella quale si vede il sindaco con dei sacchi, ma pure se non la vediamo il sindaco ci spiega che cos'erano quei sacchi che sembravano anche piuttosto pesanti. Sindaco. Erano 168 kg di monetine da un centesimo che raggiungevano la cifra di 1.101,36 euro che il mio comune doveva restituire al Dipartimento di Finanza Locale del Ministero degli Interni. Oh, ma perché le aveva messi nei sacchi? Tutte quelle belle monetine? Come provocazione per raccontare ai miei cittadini, poi la questione è diventata nazionale, va bene così, per raccontare l'assurdità attraverso cui ci troviamo, in cui ci troviamo a lavorare. Allora, diciamola sinteticamente, com'è andata la vicenda? Sì, vi sono state richieste indietro 1000 euro, perché? Dallo Stato centrale, perché? Sono 1.100 euro che gli cittadini hanno versato a noi per il 5 per 1000 del 2014. Lo Stato centrale ci ha chiesto, anche se aveva già questi dati perché sono pubblici nel bilancio, ci ha chiesto nel 2018 il rendiconto dell'utilizzo di queste risorse. Noi siamo arrivati in ritardo di circa 20 giorni nella rendicontazione, perché ho dato priorità ad altre urgenze legate al mio bilancio. E come le aveva usati i soldi? Li abbiamo usati per la disabilità, per il soggiorno marino dei disabili del mio paese. Però ha dato in ritardo il rendiconto e l'ha dato, doveva darlo il 31 di che? Il 31 dicembre? Il 31 di dicembre, l'abbiamo dato il 20 di gennaio. E a quel punto vi hanno detto, non va bene, ce li dovete ridare indietro, corretto? Esattamente. E lei ha pensato, li metto nei sacchi, almeno gli faccio capire, questi qua quanto stanno fuori. Semplifico, sindaco? Ecco. Sì, le chiedo. Quante persone siete in comune? In quanti lavorate? Sono 6 dipendenti, però per dire, l'ufficio ragioneria che si occupa di questa cosa ha una sola persona part time. E quindi io dovevo scegliere a fine anno se chiudere il mio bilancio, che significa pagare gli stipendi, introiettare le risorse dei cittadini ci danno, o fare il rendiconto di una cosa che lo Stato aveva già. Ma guardi che bella cosa che le sto per dire, non potete assumere qualcuno, magari più di una persona? Purtroppo no, nel senso che per adesso le assunzioni sono bloccate. Ad essere sinceri, pare che ci sia in atto un nuovo decreto che ci consentirà di assumere. Ma tutt'oggi non posso assumere neanche se avessi i soldi in bilancio. Sindaco, mi dice cosa vengono a chiederli i cittadini? Perché poi chi è in prima linea come i sindaci, soprattutto i sindaci dei piccoli paesi, la gente se la trova sotto casa. Soprattutto, cosa le chiedono, sindaco? I cittadini chiedono tutto al sindaco, perché siamo pochi e quindi dall'ascoltarli per i servizi sociali al tombino da sistemare fuori casa, al sacco dello sporco non ritirato. Scusi sindaco, ma lei quanto guadagna? Circa 500 euro al mese. Vabbè, 520. Tanto subito, diciamo. Fa un altro lavoro anche? Sì, per forza, faccio il pedagogista, nella vita vera faccio il pedagogista. Vabbè, io un applauso al sindaco lo farei e voglio sapere sia da Silvia che da Cifarelli che cosa pensano di questo sindaco. Vi chiedo di essere rapidi perché sono in ritardo pazzesco. Silvia, vuole dire qualcosa al sindaco? Incredibile, un politico che guadagna poco. Ma guardi che è più frequente di quanto sembri, perché altrimenti ci raccontiamo solo una parte. Poi ci sono tante persone che fanno il sindaco perché ci credono e perché provano a fare il meglio per la loro comunità. Infatti secondo me anche questo pezzo di racconto è importante che ci sia. E voglio sentire anche Cifarelli.
Beh, ma i sindaci dei piccoli paesi sono dei santi veramente, perché sono persone che hanno un contatto diretto con i cittadini, non hanno un soldo da spendere perché lo Stato negli ultimi anni ha drenato risorse, hanno un sacco di problemi, semmai il problema che abbiamo in Italia, però quella è una mia personale idea, è che abbiamo troppi comuni e quindi abbiamo troppi sindaci che non riescono ad avere dei comuni che hanno un minimo di risorse da spendere perché hanno un ambito troppo grosso. Io sono in provincia di Pavia, è una delle province con il territorio più grande in assoluto in Italia, abbiamo una marea di comuni, credo che siano 192, lei dice, che vanno un da problema. 44 devo, abitanti. Devo salutarvi, grazie a Cifarelli, grazie alla nostra Silvia.